Vito Taccone ha smesso di correre a 30 anni. A 30 anni oggi non smette quasi nessuno, perché arrivato a 30 anni, quando le forze incominciano a scendere, devi fare per forza ricorso a dei prodotti illeciti. Guarda caso, facciamo una fuga in Francia. Vieni in fuga con me, Anglade e Fouché, due francesi. Arriviamo a 7 minuti di vantaggio. Facciamo 190 km di fuga. Mancavano 24 km all'arrivo. La mia riserva, Roberto Poggiani, mi fece segno al box se avevo bevuto il borraccino. E gli dissi no, prendo bene. Dissi io, ma adesso va che ci rimetto un camion del mondo, ma non me lo prendo sul borraccino. Metto la mano in tasca, prendo sul borraccino e ne bevo la metà. Dissi io, ma adesso va che la polveretta sta tutta sotto. Gli ho dato una bella mossa e l'ho bevuto tutto. Dopo un paio di chilometri mi si cominciano a drizzare i piedi. Comincio a vedere questi due corridori che stavano in buca con me più piccoli. Dissi io, comunque arriva la salita, io comincio a vedere Rodoni che già mi stava a mettere la maglia da campione del mondo. Non lo so che ci stava quel borraccino, gli allucinogeni. Dopo ancora un chilometro e stavo arrivando salita, dissi io, mo i razzi ce li pianto in petto a questi. Con uno scatto che faccio, faccio ancora un chilometro e comincio a lampeggiare con gli occhi. A un certo punto mi sono trovato contro un guardarail, non ci ho capito più niente. Ho rischiato di morire. Ma veramente il doping fa vincere. Io so che ci ho perso un campionato del mondo in quell'occasione. Ci ho provato una volta e non ci ho provato più.